Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Lo stadio di Dragao sorge a Oporto, una città di mare. Non è quindi una sorpresa che il blu sia il colore dominante. 3-5-2, quindi il tecnico opta per una difesa 3. Può rivelarsi un sistema difficile da gestire senza gli uomini adatti. Ognuno deve avere ben chiaro il proprio ruolo e cosa ci si aspetta da lui. In particolar modo è agli esterni che viene richiesto lo sforzo più grande, sia in fase d'attacco che nella retroguardia. In generale è un modulo efficace quando tutti gli uomini sono in grado di rifornire i compagni là davanti. Partiti. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Credo che Dzeko meriti una menzione speciale. È un grande goleador e sa anche creare occasioni per i compagni. Inoltre ha una grande dote, va sempre a segno nelle occasioni importanti. E questo è un valore aggiunto incredibile. Sì, sì, di sicuro la difesa avversaria lo teme e cercherà in tutti i modi di complicargli la vita. Ecco il traversone. Grande parata sulla palla insidiosa. La butta via e fa respirare la difesa. Vuole la profondità. Dzeko scatta verso il pallone. Ottimo passaggio, deve tirare. Conclusione. Palla allontanata senza troppi complimenti. Yasmin Kurtic recupera palla con un ottimo intervento. Verticalizza. Situazione. Antenucci commette un'infrazione, prontamente sanzionato dall'arbitro. E la difesa se la cava con grande mestiere. Niente di fatto, azione interrotta. Cerca spazio, riesce a sfondare. Petagna, e c'è il gol della Spal. Per fare un gol simile ci vuole tecnica e velocità di pensiero, veramente fantastico. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Pallone lungo in verticale. Dzeko, Valdifiori, riconquista la palla. Missiroli prova a prolungare in avanti. Bella serie di passaggi. Cristante. Antenucci si allunga per arrivare al pallone. Ecco un'occasione di contropiede. Kurtic la mette sulla sinistra. Prova la giocata nello spazio. È davvero una bella serie di passaggi questa. Cerca il cross. Spazza via. Provano a partire in velocità. Alza la palla in profondità verso il compagno. Fuori gioco.
intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Prova con la palla lunga. Il guardaline sventola la bandierina e corner. Ci mette una pezza. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Sharawi, Dzeko riceve il passaggio, Dzeko riceve la palla, Cristante prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione, Rosti e Sharawi. Si libera della palla ed evita complicazioni. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Preferisce l'approccio diplomatico. Il cartellino rimane nel taschino. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. El Sharawi allontana il pallone, allontana il pericolo, ottima pressione la sua, palla recuperata, cerca spazio, occasione per il contropiede, Kurtic fa avanzare l'azione sulla fascia, prova il filtrante, Petagna viene beccato in fuorigioco, tutto fermo. Beh, questa volta è stato colto in fuorigioco, ma è nelle sue caratteristiche provare questi inserimenti. Petagna è un autentico animale d'area di rigore, continuerà a provarci finché non ci riuscirà. Il portiere la caccia lontano. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. La squadra sta giocando bene. C'è un... E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Ottimo il fraseggio. Kurtic. Occhio, può andare. Kurtic. La spalla si riappropria del pallone. Può... Qui cerca... E il portiere dice di no. Ottimo disimpegno, fondamentale. Antenucci. Vuole il lancio filtrante. Spazza via. Karsdor tenta l'affondo sulla destra, buona la sua progressione. Dzeko, vuole la profondità. Cross verso il centro. Palla messa fuori, sarà tiro dalla bandierina. Vicari sbroglia la situazione. Schiattarella spazza via senza pensarci due volte.
Roma ha un piano di gioco tutto sommato elementare. Sì, Fabio, semplice ma efficace. Se hai gli uomini giusti in mezzo, cercare il cross è sempre una buona idea. E Sharawi cerca un compagno. Cross di Santon. Ottima la parata del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Cerca spazio. Si libera Otti. Villano dice di no. Grande parata dell'estremo difensore. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Passaggio sulla destra. Perotti. Fischio del direttore di gara. Calcio di punizione. Sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Prova la giocata nello spazio. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Esciara! Viviano dice di no. Sono andati veramente vicini al pareggio. Una parata determinante. Sapeva di doverla fare in questo momento e l'ha fatta. Karsdorp di forza. Vuole la profondità. Può cercare il taglio in mezzo. Se ne va. Perotti la mette dentro il rasoterra. Libera tempestivamente. Ecco Perotti. E trova bene il compagno. Palla allontanata senza troppi complimenti. L'arbitro controlla l'orologio e dice che può bastare, tutti sotto la doccia. Uno scontro combattutissimo. Ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato. È bastata una rete per decidere l'incontro. Gli avversari hanno avuto più di un tempo per raddrizzare la...